Il gruppo sportivo Oratorio Asso ha organizzato dal 30 di agosto al 6 settembre il quarto memorial di calcio riservato ai ragazzini d'età 2003-2004-2005, un memorial di calcio dedicato alla memoria di Alberto Miciche. Per parlarne con noi sono i rappresentanti del gruppo sportivo Oratorio Asso, che ringraziamo per essere nei nostri studi. Dunque, cominciamo a inquadrare quello che è l'aspetto tecnico della manifestazione, lo facciamo con Mauro, e quindi parliamo di quelle che sono le iniziative del gruppo sportivo, che ha una squadra iscritta al campionato CSI e che ha voluto ricordare Alberto Miciche con questa lodevole iniziativa. Grazie a voi infatti dello spazio che ci date. Facciamo una piccola premessa su quello che è il gruppo sportivo Oratorio Asso, che ha per la verità radici storiche. Infatti dagli anni 70 l'Oratorio di Asso ha sempre avuto una squadra iscritta, almeno una squadra iscritta in uno dei campionati. Addirittura c'è stato un periodo in cui c'era anche una militanza di una squadra di pallavolo, poi nel corso di qualche anno è sfumata e si è persa, per cui quell'attività non è più stata portata avanti. Come dicevamo, noi facciamo parte del gruppo Oratorio Sportivo di Asso che milita nel campionato, nelle attività del CSI, il Comitato Sportivo Italiano, al quale noi siamo iscritti nel Comitato di Como. È un'organizzazione di volontari che opera per la promozione proprio dello sport, facendo riferimento ai valori cristiani dell'uomo e della società, pertanto inserita nell'ambito dell'attività degli oratori propri milanesi di tutta Italia. È una delle associazioni sportive più antiche. Infatti quest'anno a Roma, il 7 di giugno, hanno celebrato con Papa Francesco i 70 anni della loro fondazione, e noi siamo iscritti al Comitato di Como con questa squadra. Addirittura negli anni scorsi, la nostra attività va avanti da 4 anni. Negli anni scorsi avevamo più di una squadra iscritta, una come Under 14, due come Under 12. Adesso siamo rimasti solo noi con questa squadra Under 12 che, come diceva, raccoglie ragazzi che hanno un'età compresa fra il 2003, 2004, 2005 ed anche 2006. Siamo iscritti nel campionato polisportivo. Polisportivo è un propedeutico dello sport, ovvero cerca di dare le prime basi a questi ragazzi di sport che non è solamente legato al mondo del calcio, ma infatti oltre al torneo a squadre a 7 giocatori abbiamo anche delle prove di gincana ginnica, di mountain bike, di nuoto, tennis da tavolo, una staffetta e una corsa campestre. Pertanto dà la possibilità anche a chi, pur essendo il calcio la parte predominante, ma anche a chi è portato verso altre attività e ad altri sport, di poter avere uno sbocco e una possibilità di mettersi in luce anche in queste altre attività. Nell'ambito del nostro campionato, della nostra attività annuale, abbiamo organizzato anche per quest'anno, perché è il quarto anno che lo facciamo, questo memorial che si diceva prima, la memoria del nostro amico Alberto. Anche se ormai sono 4 anni che Alberto non è più con noi, però lo sentiamo ancora tanto vicino e pertanto ci sembra giusto e doveroso, nei riguardi dell'oratorio e della famiglia, fare questa memoria proprio nei suoi riguardi. Infatti questo torneo che noi abbiamo organizzato in questi 7 giorni è stato un torneo veramente molto molto bello. Molto bello perché è andato al di là di quello che può essere la competizione sportiva, che pur c'è stata. L'agonismo della partita è stato veramente tanto. Le squadre che hanno partecipato erano veramente di una levatura interessante. Peccato che avevamo pensato di organizzare un torneo con 8 squadre, poi qualche vicissitudine dell'ultimo minuto ci ha ridotto solamente a 5. Ciò sì, però non è mancato comunque, ripeto, lo spettacolo e la voglia di vincere e di giocare. Ma soprattutto
la voglia di ricordare, che è la cosa più importante e lo scopo proprio di questa manifestazione. Allora con Gianluca ricordiamo Alberto. Ma ricordiamo Alberto, come diceva qua il nostro amico, appunto è nata questa iniziativa, in principio da loro ovviamente, per ricordare mio figlio, con tanto impegno insomma cerchiamo di portarlo avanti negli anni, e anche quest'anno abbiamo preso le nostre soddisfazioni. Beh, Alberto era impegnato anche a livello sportivo, no? Non soltanto per quanto riguarda il calcio, ma anche in altre specialità. Sì, anche in altre discipline. Infatti qualche mese fa abbiamo fatto anche quello di go-kart, dove lui era un grande appassionato. E questa volta col calcio, e chissà che magari non faremo qualcos'altro in futuro. Che effetto fa vedere tanti ragazzi attorno a un pallone in un campo di calcio, così, in un'iniziativa per ricordare il proprio figlio? Ma diciamo che poi la cosa un po' viene camuffata, diciamo, dall'entusiasmo di tutti i bambini che sono lì, e diventa una sfida un po' per tutti, che poi anche quest'anno è stato molto, molto numeroso anche come iscritti, partecipanti e tanti altri. Giacomo, ci sono tanti ringraziamenti da fare, vero? Sì, io mi limito a questo. Volevo ringraziare le persone che hanno appoggiato la nostra iniziativa, persone che hanno fatto comunque parte della mia giovinezza calcistica. Ricordo i colleghi dell'Arcellasco, della Canzese, del Castelmarte e anche quelli della polisportiva di Villa San Carlo, che pur essendo i più distanti per quanto riguarda il chilometraggio, però non mancano mai all'appuntamento che ogni anno viene riproposto. Sono tutte persone, ripeto, che con cui ho sempre avuto a che fare calcisticamente, e anche per questo ci tengo a sottolineare il fatto di appoggiare comunque questo tipo di iniziativa, che alla fine è quello che ci riunisce ancora giocando a pallone, però con scopi che vanno al di là della pura competizione calcistica. Ecco, però torniamo al Memorial, magari anche dal punto di vista agonistico, se così lo si può chiamare, e vediamo magari di ricordare quelle che sono le 5 squadre partecipanti, magari diamo anche onore al vincitore, magari ne parliamo con Emilio e Mauro. Sì, beh, le 5 squadre partecipanti sono la nostra dell'Oratorio Asso, ha partecipato la squadra della polisportiva Castelmartese, gli amici di Canzo, l'Arcellasco, il GS Arcellasco con la squadra della FIGC e la squadra di Villa San Carlo da Valgregentino. I numeri sono stati tanti, perché abbiamo fatto un piccolo riassunto di quello che sono stati i numeri della manifestazione. Abbiamo avuto più di 70 tra partecipanti e accompagnatori, dirigenti accompagnatori. Abbiamo giocato per più di 360 minuti, sono stati segnati qualcosa come 60-65 gol, e la squadra finale che ha vinto è stato l'Arcellasco, ma ciò non è stato comunque un torneo al risparmio, perché tutte le altre squadre, ha vinto l'Arcellasco, secondo i classificati la nostra squadra dell'Oratorio Asso, al terzo posto gli amici di Canzo e al quarto posto la Villa San Carlo. Però comunque si sono tutti battuti fino all'ultimo minuto, come se fosse una partita di campionato di Serie A, ecco, anzi forse di più, perché tante volte nei campionati maggiori si vedono squadre molto più tranquille rispetto all'agonismo che si trova sui nostri campi. A questo proposito abbiamo anche, se mi permetto di aggiungere, abbiamo anche organizzato per la giornata di ieri, che si è svolta, una giornata di sensibilizzazione verso il nostro gruppo sportivo. Magari Emilio mi aiuta in questo, proprio per vedere di accogliere e raccogliere qualche partecipante in più, di modo di poter oggi magari costituire una squadra,
ma chi lo sa, magari anche di poterne fare più di una nel corso di queste o di questo campionato stesso, magari nell'anno prossimo. Sì, infatti il nostro intento è quello di coinvolgere il più possibile il numero di bambini assesi. Quest'anno, a dire la verità, ci siamo guardati in faccia un attimino, abbiamo detto non so se riusciamo a fare una squadra, perché ci siamo guardati in faccia, ripetevamo in 7-8. Per fortuna, come diceva Mauro, ieri abbiamo organizzato questa giornata, diciamo open day all'oratorio, per giornata sportiva, e siamo riusciti a trovare qualche giocatore in più, quindi siamo arrivati a 13-14, però è stata davvero dura, è stato difficile, è stato proprio un momento che ci siamo un po', ripeto, guardati in faccia e abbiamo quasi rischiato di rimanere senza squadra. Allora lanciamo magari anche un appello, l'appuntamento per tutti è all'oratorio di Asso, per cui magari diamo anche qualche riferimento telefonico e soprattutto gli orari di allenamento. Sì, i giorni di allenamento sono il mercoledì e il venerdì dalle 18 alle 19.30 circa. L'iscrizione adesso è ancora aperta per i bambini che vanno dal 2003, 2004, 2005 e 2006. In under 12 lo chiamiamo noi, perché purtroppo, ripeto, non siamo riusciti a fare anche l'under 14, perché avevamo dei giocatori che due o tre giocatori che potevano partecipare all'under 14, ma non abbiamo avuto altri riscontri, non siamo riusciti a trovare altri bambini e quindi di conseguenza ci siamo iscritti ancora all'under 12. Campionato è agli inizi? Campionato non è ancora agli inizi, ma lo sarà presto. Di solito l'attività del CSI inizia intorno alla metà di ottobre, per questo motivo diciamo che c'è ancora la possibilità di avere qualche adesione, di poter raccogliere qualche adesione. Per questo motivo, al di là di chi ci conosce personalmente, comunque il sito della parrocchia di Asso, che è www.parrocchiadiasso.it, può fornire tutte le informazioni necessarie per poter aderire a questa iniziativa, oltre che agli appuntamenti fissi settimanali che, come diceva Emilio, il mercoledì e il venerdì sera siamo presenti al campo sportivo dell'oratorio. Per questo motivo dobbiamo sempre ringraziare in primis il parroco di Asso, Monsignor Massimo, per la disponibilità che ci dà sempre, e dei locali e del campo e di qualsiasi cosa che possiamo chiedere, abbiamo necessità di poter di per il nostro gruppo, ci mette sempre a disposizione. Pertanto, se qualcuno, Emilio ha detto di Asso, ma accettiamo comunque anche dei paesi vicinori, qualcuno che si vuole avvicinare alla nostra attività, sul sito della parrocchia, che è www.parrocchiadiasso.it. Il saluto e i ringraziamenti finali, vabbè, a questo punto vanno anche a chi vi aiuta e vi sostiene economicamente. Esatto, proprio per quello volevamo ringraziare quegli sponsor che in questi 4 anni ci hanno aiutato in tutto e dappertutto, anche se pochi però validissimi, e cogliamo inoltre l'occasione per appunto sensibilizzare eventualmente qualcun altro che volesse appoggiare la nostra o le nostre iniziative, per riuscire a portare a termine anche negli anni futuri la nostra attività.